Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con Vimi. Quest'oggi porto sul canale un nuovo fantastico gameplay e sicuramente avrete avuto modo di magari sbirciarlo da qualche altro creator di YouTube e questa sarà la mia personale esperienza. Spero di riuscire a creare qualcosa di carino e divertente per tenervi per qualche minuto in piacevole compagnia. Nel caso riesco nell'intento, potete lasciare un piccolo mi piace al video. Eccoci qui, questo sarà il mio supermercato, che per ora è praticamente un quadrato di struttura, e il computer dal quale posso gestire le compere, diciamo, posso gestire il mercato. Qui posso ordinare i prodotti da vendere, oltre che l'arredamento per migliorare sempre di più il market. E in gestione possiamo comprare le licenze con il quale potrò comprare e vendere i prodotti che sono scritti qua, e per ognuno serve un determinato livello di negozio. Adesso è uno e ovviamente bisogna comprarli. Poi ci sono le fatture, l'affitto, lo sviluppo, ci sono praticamente le espansioni del market. Diventerà grandissimo, vedremo. Assunzione, ovvero i dipendenti. Il magazzino, che per ora è bloccato e bisogna comprarlo a 800 dollari. E boh, prossimamente. Ultimo, non per importanza, la banca. Nel caso posso richiedere qualche soldino in prestito, che poi ovviamente bisognerà restituire. Direi di iniziare a ordinare le prime cose. Vediamo le cose che valgono di meno, perché ho solo 50 dollari. Cereali, direi per prima cosa il pane a fette. Questo è il prezzo con cui lo sto pagando. Costa parecchio, costano già un po' parecchio le cose. Allora prendiamo uno di ognuno. Prendi i cereali. Ah, è già oltre. I cereali sono già oltre. Togli i cereali. 49,92. Ah sì, perché c'è anche il costo della spedizione. Bene. E ho acquistato i primi prodotti. Mi rimangono 8 centesimi. E i prodotti... ma che... con che velocità sono arrivati? All'istante vengono consegnati. Dunque... prendo la scatola, clic destro per clic sinistro per aprire e posiziona la roba sullo scaffale. La pasta panza penne, la pasta panzati, ovviamente una volta svuotata la scatola butti via.
iniziamo con il pane. Costo consigliato 0,99. Prezzo di mercato 3,96. Io direi facciamo 1,99 euro, 9 di mezzo. Così non si lamentano che costa troppo e allo stesso tempo. Ok, è già fatto. Bene. La pasta 99 anche questo. 3,12. Facciamo anche lui 1,99. Non è né troppo poco. Salve! Si fa così. Quanti soldi? 1 euro, 1 dollaro e 2 centesimi. Oh, bene. Non è complicato. E meno male che mi mostra qua quello che devo dare. Sennò diventerei matta. Carta di credito. Qui è molto semplice. Devo digitare il prezzo che c'è qui. Molto comodo. Buongiorno. Anche lei la carta. 5,97. Precisa. Lei mi ricorda qualcuno. Devo solo ricordarmi il nome. Grazie, buona giornata, salve. 1,99. Lei è parente di una spia della CIA? Con lo smoking? Sembra tipo uscito dai Men in Black. Lois di Superman. 1 centesimo. Grazie e buona giornata. Ok, ordiniamo subito. Facciamo un ordine urgente di roba prima che termina tutto. Riesco a acquistare almeno l'olio? Ah, no. Troppo in su. Va bene, togli l'olio. Arrivo subito. Arrivo. Aspetta un secondo. Metti lì quello che rimane. La pasta. Non c'è più spazio. Fai che per ora mettilo sotto. Mettilo lì. È diventato super buio. Non si vede niente. Scusi, puoi evitare di mettersi davanti? Che già non si vede più niente. Stanno aspettando. Solo un attimo di pazienza. Ok, quanti sono? Ok, accendi una luce. Non è che è qui. Scusate l'attesa. Oh, che ragazza carina. 2 centesimi. Grazie dell'attesa e buona serata. 96 5 Così. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Ah, ecco. Stavo dicendo, sto sbagliando qualcosa. Meno male che te lo mostra. Grazie, buona serata. Preciso.
Che belli i clienti, quelli precisi. Lei un po' meno. 5, 5, 8. Che sto facendo? Manca qualcosa. 90. Un centesimo. Grazie, buona serata, Farina. Oh, che bella la carta di credito. Rende meno complicato la questione. Niente male, 41. Riesco a fare un altro ordine? Oppure no, aspettiamo. Anzi no, finiamo il primo giorno. Clienti soddisfatti 24. Niente male. Riceverai bollette giornaliere a partire da oggi. Assicurati di pagare le fatture usando il tuo computer prima della loro data di scadenza, o verranno pagate automaticamente. Più dispositivi elettronici ci sono, più alte saranno le fatture. Ah, alla grande. Mi sa che non accenderò la luce quasi mai, solo se proprio non ci vedo per nulla. Sarà un peccato? Sì, ma se voglio risparmiare sulle bollette, si può sistemare un po', perché qua quasi quasi. Vorrei spostare la cassa perché dà un po' fastidio il fatto che sia così appiccicata. Vediamo un po' come si fa a trasportare. Così. Mettila lì. Salve, buongiorno. Arrivo subito. Perfetto, ci passo al limite, scavalco. Tanto sono io. Sarà quando ci sono i dipendenti che non puoi, che devo metterli così appiccicati. Ah, grazie, buona giornata. Sembrava la Maria De Filippi. Buongiorno. Sono gemelle! Ognuna paga per sé? Tre, 51. Buonasera! Scusi che non si vede un accidente, ma andiamo al risparmio energetico. È necessario. 5, 98. Tanto la luce che ci serve è solo quella della cassa. Per il resto non serve a molto. Non ci vedi niente? Vabbè. Comprati gli occhiali a infrarossi. Un, due, tre, quattro e tre monetine. Buona serata! Siamo alle 9 di sera. Facciamo già l'ordine e sistemiamo la roba. Olio, zucchero, pasta, pane. Ah, 136 dollari! Allora posso prendere anche i cereali. Ecco, così posso vendere. Ah, chiuso? Ah sì! Ma guarda! Va bene.
Un prodotto non trovato. Lo zucchero su. Era lassù. Ok. Vuoto. È così. Metti qua. Se non c'è dell'altro zucchero. Tirare. Magari lascia qui la scatola. Nel caso mi serva, lasciala lì. Per il momento. Vedi, se mettevo qua, occupavo il posto della pasta. Ah, ecco appunto. Allora prendi di nuovo questa. Qui non va bene. Non ho preso. Ah, l'olio. Allora, metti qua. Giusto per massimizzare la roba in vendita. Va bene, sono solo 10 centesimi e qua. Sì, dai. Prima che siano un problema. Buongiorno! Che bella spesina! 92. Ecco fatto. Arrivederci, che belle scarpette che aveva. Anche le sue sono carine. Anche se... lei mi ricorda qualcosa. Grazie, arrivederci. Carta di credito, $1.99. Salve. Perfetto. 57. Aspetta un attimo. Non ho messo il prezzo ai cereali. Meno male che ancora non l'hanno comprati. Facciamo 4,99. Quello di mercato è 5. E io metto 4,99. Controllo che sia tutto. Non c'è più la pasta! Hanno preso tutta la pasta! Aspetta! Io che dicevo, è abbastanza la pasta. Col cavolo! Acquista. Ma quest'altra roba. Guardala! È vuota la pasta! La pasta c'è! Se qualcuno gli serve, la prenda pure. Che scomodo! Ah, è lui che ha comprato tutta la pasta! Se gli piace la pasta! $5.09 e 3 centesimi. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Grazie. 21,94. Grazie, arrivederci. Farina e olio. Bello preciso. 2 centesimi. Io so per certo che più si va avanti e più questo gioco peggiorerà. E per ora personalmente posso dire che è un simulatore abbastanza carino. E funziona tutto perfettamente. Sicuro incontrerò dei bug. Perché questo gioco è praticamente in accesso anticipato e possono esserci un po' di problemi, di bug. Ecco fatto.
sbrigati. Cereali. Casi sono pieni. Un po' di pazienza. Eccoci qui. Va, accendiamo la luce. E luce fu. Buonasera, scusi l'attesa, eh. Dovevo sistemare tutto. L'olio. Bene. Magari per adesso metti qui. Così sei sicuro di vendere. Qua metti. Ecco. L'eccesso lo metto per ora comunque qui. C'è anche qui. Tontolona. Qua. E manca i cereali. Mettili qua sotto. È bello che una volta che metti il prodotto in uno scaffale, il prezzo che già ha in un altro te lo mette. Così non diventi matto a riscriverlo ogni volta. Ed eccoci qui, pronti per un'altra giornata. 1 e 2 centesimi. Che bella spesina. 90 94. Ah, è sempre la signora con il cappotto verde. E questa invece è la signora Tremei che ha il cappotto viola. E voi direte, ma la signora Tremei ha i capelli grigi? Ce li ha tinti! Semplice! Per chi non lo sapesse, la signora Tremei è la matrigna di Cenerentola. 6 centesimi. Grazie e buona giornata! Oh, ecco di nuovo il signor spia della CIA. Ha risolto qualche caso ultimamente? Non avevo voglia di parlarne. Ci sta. Le spie mantengono sempre i segreti dei loro compiti. Così. Così. E 4 centesimi. È finita la pasta. Aspettate, aspettate, aspettate. Vado a prendere la pasta. Prendo un po' di tutto. Tutto riempito in men che non si dica. Casi sono pieni. Arrivo. Un momento, un momentino. Lo so che sono pieni. Arrivo. Se non faccio questo, se non riempio gli scaffali, poi vi lamenterete che non c'è niente. Sette virgola 98. Lei ha intenzione di rimanere qui per molto? Forse lo
Ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Prova a chiudere la cassa. Scusi, ho chiuso la cassa. Ora è aperta. Ci proviamo? No? Niente? Si è buggato. E direi che per oggi possiamo concludere qui il video. E prime impressioni? Un bel simulatore di supermercato che ha una grande potenzialità e sicuramente potrei benissimo portare altri video e vedere di migliorare il locale e farlo diventare un vero e proprio supermercato. E quindi lascio la parola a voi sotto nei commenti per farmi sapere la vostra opinione su Supermarket Simulator. E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete per aiutarmi a crescere. E noi ci rivediamo alla prossima, sempre con Vimi. Ciao ciao! Ciao ciao!